La nascita di una stella è un processo complesso che avviene all'interno di nubi atomiche o molecolari dello spazio interstellare. Una nube o nebulosa diffusa si compone di una mistura di idrogeno, elio, una minore componente di elementi più pesanti, parzialmente ionizzati, e polveri. Il materiale di queste nubi è arricchito di elementi pesanti, come il ferro, il silicio, l'ossigeno, il carbonio, tutti comunque forgiati precedentemente all'interno di stelle e successivamente espulso sotto forma di vento stellare, oppure al termine del ciclo di vita delle stelle, come nebulose planetarie o violenti esplosioni di supernova. Tutti questi elementi sono fondamentali per la formazione di nuovi mondi e per la vita stessa. Le regioni più dense all'interno della nube possono collassare, innescando le reazioni termonucleari necessarie per la formazione di nuove stelle. Per questo motivo, queste nebulose così belle e spettacolari sono chiamate regioni di formazione stellare, o più simpaticamente nursery stellari. Questo modello è una rappresentazione artistica di una generica regione di formazione stellare, rappresentazione comunque basata sulle conoscenze attuali che abbiamo di questo tipo di oggetti.